che voi vedete vicino a me non è molto noto per il suo aspetto fisico, per la sua faccia, ma la sua voce invece è notissima. È lui che ha dato vita alla Sgarrambona, al colonnello Buttiglione, al Vinicio, al poeta e a tanti, al professor Aristo Gintoni, mi suggerisce Iannacci, giustamente. È vero? Sei proprio tu, Mario Marenco, grafico, bravissimo, applauso. Mario Marenco, nato a Foggia, debutta in TV con Cocchi e Renato e Enzo Iannacci nel programma Il Buono e il Cattivo. Nel 1960, insieme a Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, è uno dei protagonisti di Alto Gradimento. Ancora con Arbore, è uno degli inviati dell'Altra Domenica, un inviato che definire speciale è davvero poco. In corrispondenza di uno di questi valerosi giovani che si sono prestrati a farsi ritrarre in questa nobile posizione. Segue poi la partecipazione Indietro Tutta, nei panni di quello che presto divenne lo scolaretto più famoso d'Italia, Riccardino. Con Gianni Boncompagni, autore del programma Sotto le Stelle, partecipa al geniale e surreale film di Renzo Arbore, Il Papocchio, e a numerosi altri film. Ah, Marenco, sì, il signore che sta con noi, Marenco, è per cortesia, fatti sempre... Smooth as cat on the block, yes, the noble jazz. Io ho trovato questi libri che tu hai scritto, Arbore, Boncompagni, Il meglio di Alto Gradimento, Mario Marenco, Superfax, poi ho trovato Mario Marenco, Lo scarafo nella brodazza. Scarafo. Che cos'è lo scarafo? Lo scarafo è quando tu cammini e malauguratamente pensi uno scarafaggio e fai una bella frittata di scarafaggio, quello si chiama lo scarafo. Nella brodazza, di sotto rimane tutto questo intruglio fetente. Senti, ma tu sai che il tuo umorismo è stato definito surreale. E questo nel secolo scorso, perché io da 40 anni non faccio niente, quindi. Però no, fai sono tutte cose che appartengono al. No, passato. Sei un bravo architetto, ti occupi di design, hai fatto delle cose molto belle. Ho fatto una sediolina per bambini. No, non è vero, c'è una lampada molto bella che è un oggetto meraviglioso che hai. Ah, una lampadina. è un oggetto stupendo. Arbore e Boncompagni, Il meglio di Alto Gradimento. C'era un personaggio che è rimasto nel storico, che era il professore Aristo Gintoni, giusto? Mm. Ecco, ci fai l'inizio, ogni volta era un tormentone. Ah, devo farti pure la pantomima sul No, va bene. Che cosa ricordi di quel momento di Alto Gradimento, che è stato un programma radiofonico storico? Io facevo le poesie. Poesia oggi, poesia domani, poesia dopodomani, e volevo un'altra cosa. E dovevi inventare questo professore Aristo Gintoni, che è un professore qualsiasi. Pronti? Pronto? Pronto! Professore Aristo Gintoni! Professore Aristo Gintoni! Lo sentiamo! Ormai la riconosciamo subito! Dopo 40 anni di insegnamento! Ma possibile che non abbia un paio di pantaloni, professore? Non ci crediamo! Via, su! Io i pantaloni? Non li tengo, certe volte li risparmio perché sennò diventano lisci lisci e lucidi. No. Scusi, con tutto il rispetto, ma dico un paio di mutande, dico ce l'avrà. Le mutande di mio zio della guerra mondiale? Quelle là, magari. La prima o la seconda? La prima. Mamma mia. Mi piaceva tantissimo ai giovani, è stato un programma assolutamente innovativo. E questo, ai giovani, questo sono tutti morti. Questa è roba del secolo scorso. Sì, ho capito. Era veramente un programma per i giovani, un programma molto seguito dai giovani. I tempi sono cambiati. I giovani da quel periodo in poi sono tutti bacati. Tutti i giovani sono. Non hai una bella considerazione dei giovani. No, poco fa ne ho visti alcuni che giocavano a pallone. Mi hanno detto, Madonna mia. Ho trovato una cosa molto interessante, un programma bellissimo, una cosa che tu hai fatto prima di fare le cose con Arbore, con Renzo Arbore, dove tu parli dell'azienda. No, era scrissi sta azienda, ogni tanto lo dicevo. Iannacci c'era. Sì, Iannacci, cioè, poi Cocchi e Renato. E Cocchi e Renato. Tu sei la nostra azienda, cioè noi non siamo i proprietari dell'azienda. Noi siamo impiegati, noi siamo condannati nell'azienda dove noi siamo entrati un giorno anni fa. E da quel giorno ogni mattina noi entriamo in te, o nostra azienda. Tu sei buona se noi siamo buoni.
ma se noi saremo buoni non sogneremo niente. Chi è buono non ha bisogno di sognare, perché chi è buono ha dentro di sé, chi è buono ha sopra di sé, chi è buono ha dietro di sé la sua buona azienda. Tu sai che molti comici odierni ti considerano un maestro? E dovrebbero però darmi gli emolumenti del caso. E ci dici, tu sai che la comicità oggi, i comici oggi anche bravissimi, anche come Brignano, eccetera, ce ne sono di bravissimi assolutamente, però è tutto scritto, no? La tua è stata una comicità tutta improvvisata, il valore dell'improvvisazione si è perso, il talento è improvvisazione però, sei d'accordo? Profondamente d'accordo? La ricorderete ai tempi dell'altra domenica, la nostra cara Italo Nigro Massaia Barese, eletta mamma d'Italia 1979 era, guardi così, guardi, come se si dovesse fare la fotografia alla macchinetta, così di profilo, spero che si veda bene anche, voglio dire, il personale della nostra Italo Nigro, Ti piace la bombarda? La bombarda? Sì, mi pare di sì, signorita. Senta, tutto a posto nel... Adesso è... Sì, le piace, mi piace anche il suo, come dire, davanzale, il suo parapetto. E ti piace... Sì, è la conciatura. Di solito al comico viene richiesta come una giovinezza eterna, quasi che la vecchiaia fosse una maschera appunto di decadenza. Sì, hanno ragione. Che al comico non sta bene. Sì, uno quando arriva oltre i 4, 40, 50 anni già, dovrebbe già buttarsi dalla finestra. 40-50 anni? 60. Ma insomma, come... un po' come le ballerine, un po'... Sì, 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 niente. Che cos'è che stai facendo in questo periodo? Guardo il tennis e poi provo a scrimacchiare delle novelle nuove, vedi tutte quelle cose lì, eccetera. A furia di scrimacchiare a matita, all'ultimo non leggevo più quello che avevo scritto, perché non si capisce niente. Che cos'è? Un romanzo? Stai scrivendo un romanzo? No, una specie di novelle, di racconti... Surreali? Non tanto surreali, no, sono racconti di quando andavo buttando le uova sui tetti delle auto a Roma, con Bracardi. Buttavate le uova? Dunque, c'è un punto dove passano in un sottopasso le macchine. Se tu ti compri 100-200 uova, puoi bersagliare le auto che passano sotto. Ho capito, ma non è una cosa normale. No, infatti. Quindi ti annoi? E come faccio? Ma non so... Non so che santo votare. Ma hai una fidanzata? Oh no, ce l'avevo. Adesso siamo amici. Ora devo trovarmene un'altra. Anzi, se vogliamo aprire una cosa, una finestra. Senti, dove io... possono, col numero di telefono, mi possono chiamare. Però chissà che roba arriva. Infatti poi devi stare attento. Grazie mille, grazie. Okay. Va bene, vero? Va bene, questa è una cosa di due ore. Riccardo Pazzali.